Ciao Stella, in questo video vediamo come si fa a creare una nuova pagina artista. Allora, prima di tutto vado ad aprire la posta dove arrivano tutte quante le mail, diciamo dei profili caricati dagli artisti. Indipendentemente dal programma di posta che usi, tu hai la possibilità di leggere le mail, io d'ora in avanti, insomma, tra un po' le reindirizzerò a te e quindi arriveranno delle mail di questo tipo, con tutti i dati della persona. L'oggetto della mail è nuovo profilo caricato Associazione Artisti Valdostani. Allora, in questo caso abbiamo la mail di Claudio Latella e caricheremo il suo profilo. Qua abbiamo tutti i dati, Claudio Latella, email, telefono. Vuoi che il tuo numero di telefono sia visibile nel tuo profilo? In questo caso lui ha messo sì, però ha lasciato vuoti profilo Facebook, profilo Instagram e sito web, quindi quelli poi dopo andranno rimossi. Descrizione artista. Tutto questo testo qua è la descrizione che lui ha dato di sé. E poi abbiamo le 9 foto, dalla 1 fino alla 9, più una foto profilo e una foto copertina. Allora iniziamo scaricandole tutte. Nel mio computer, ma immagino anche nel tuo, semplicemente quando ci clicco, lui, purtroppo devo fare sto via vai, mi va a scaricare tutto. Allora, le prime due che mi ha scaricato sono profilo e copertina. Le vado subito a vedere perché sono quelle che poi di fatto mi devo andare a memorizzare. Allora, questa è quella del profilo, questa è la copertina, che tra l'altro l'abbiamo già caricata, se non sbaglio questo. Ok, sono queste due. E adesso mi scarico anche le altre. Prima foto, seconda foto, basta che ci clicchi sopra e te le scarica. Terza foto, quarta foto, quinta foto, sesta foto, ho riscaricato la quinta per sbaglio, sesta foto, settima foto, ottava foto, nona foto. Ok, mi ha scaricato tutte quante le foto. Una volta scaricate le foto, puoi andare su Nuovo, Pagina. Ricordati che non devi cliccare su Nuovo, basta che ti avvicini alla scritta Nuovo e poi clicchi su Pagina. Perché se clicchi in automatico lui ti scrive un nuovo articolo, non una nuova pagina. Ok, questa è una nuova pagina. L'artista si chiama Claudio Latella. Ok, qui dentro non dobbiamo andare a scrivere altro, ma dobbiamo passare alle impostazioni. Per quanto riguarda le impostazioni, devi andare su categorie, clicchi su artisti, quindi lo flaggi. Poi immagine in evidenza, ci andiamo a caricare l'immagine che Claudio ha definito come immagine in evidenza, che era questa, carica. Che la utilizzeremo anche come foto di copertina. Seleziona. Quindi ricapitolando, categorie, artisti, immagini in evidenza e poi devi dirgli ancora pagina genitore, artisti. Ok, questo pezzo è fatto. Una volta che sei arrivata qui, puoi andare a cliccare su Modifica con Elementor.
La pagina ti risulterà vuota, è normale. Devi andare a cliccare su questa icona a forma di cartella. Poi devi cliccare su Template personalizzati. Qua c'è scritto Prof Artista, clicchi su Inserisci. Importa impostazioni documento? Sì. Ok, questa è la pagina standard, che ti troverai sempre davanti. È normale che ci sia scritto sempre William, è normale che ci sia sempre la mia descrizione e tutte queste foto, diciamo, segni a posto, perché questo è il profilo di base sul quale poi tu devi andare ad applicare i contenuti che ti ha dato l'artista, in questo caso Claudio Latella. Quindi io inizio a modificare. Clicco sul nome, vado qui a sinistra e metto Claudio Latella. Poi mi vado a pescare il testo che ci ha mandato Claudio, che parte da qua, più che un pittore mi sento un coloratore, eccetera. Me lo copio e lo vado ad incollare. Ti ricordi? Clicco qui, poi vado a sinistra dove ho il testo originale, lo cancello e incollo il testo di Claudio. Poi Claudio ci ha detto di lasciare il numero di telefono? Sì, allora lo pubblichiamo. Copio il numero di telefono, copia, e lo vado a sostituire qui dove c'è il numero di telefono. Nel frattempo il testo sopra si è aggiornato. Quindi c'è il numero di telefono di Claudio, la descrizione di Claudio. Adesso andiamo a, cliccando qui dentro, a modificare l'immagine di copertina che Claudio ci ha dato. Clicco qui sopra. E riprendo la stessa immagine di prima, che era quella in evidenza. Seleziono, inserisci. Presa. Adesso gli cambio l'immagine del profilo. Clicco qui dentro e vado a caricare a questo punto direttamente tutte le foto che ci ha dato. Prendo e lascio, le trascino e le lascio e lui adesso le carica.
Ok, caricati. In questo momento stavo mandando a mettere l'immagine del profilo, che è questa, quindi seleziono questa. Inserisci. Voilà, mi ha cambiato l'immagine del profilo. Poi, qui sotto abbiamo i quattro link ai profili: Facebook, Instagram, email e sito web. Ma Claudio non ci ha lasciato nulla, ha lasciato semplicemente l'email. Quindi io vado qui dove c'è l'email. Sbagliato, ho cliccato su manda nuova mail. Mi seleziono la mail di Claudio. Copia. Copio dove c'è envelope, il simbolo della busta, vado a incollare l'email. Gli altri tre invece, Facebook, Instagram e Globe, che sarebbe internet, posso eliminarli perché tanto lui non ce li ha dati. Come li elimino? Cliccando sulla crocetta. Se invece però ce li avesse dati, bastava semplicemente cliccare e incollare qui il link che lui ci ha mandato di Instagram, che in questo caso Claudio no. Ma se qualche altro artista lo manda, basta incollarlo qui dentro. Instagram non c'è, quindi lo togliamo. Envelope, che sarebbe l'email, la lasciamo. E Globe, che sarebbe il sito, lo togliamo. Quindi lui rimane semplicemente con l'email e il numero di telefono. Tutta questa parte l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo inserire le nuove opere. Bisogna cliccare, se io clicco sulle singole foto, lui me le apre e non è, insomma, non si capisce poi dove bisogna andare. Quindi, per facilità, bisogna cliccare su questo tastino in alto a destra con il simbolo della penna. Ok. Alla sinistra ho le impostazioni di tutta questa galleria. Devo andare a cliccare su Gallery Items. Items in inglese vuol dire oggetti, quindi oggetti della galleria. Ci clicco dentro e ne ho 9. Su ognuno di essi devo cliccare sulla foto. E iniziare a selezionare tutte le varie opere. Allora, una inserisci. Poi vado al secondo. Clicco. Inserisci. Poi vado al terzo. Clicco. Inserisci. E così via. Quarto. Inserisci. Quinto, inserisci. Sesto, inserisci. Settimo, inserisci. Ottavo, inserisci. E nono, che è di nuovo di fatto l'immagine in anteprima perché lui ce l'ha mandata. Inserisci. Ok, tra un attimo qua mi si aggiorna tutto quanto pian piano che le prende. Allora, è finita, la pagina è pronta per essere pubblicata. Ok, le ha prese, ci è voluto un attimo. A questo punto basta cliccare su pubblica e il lavoro è terminato. Ok, la pagina è pubblicata, dare un'occhiata. Ok, la pagina di Claudio è pronta, quando io clicco sulle immagini si vedono, perfetto. La pagina di Claudio è pronta. Se in effetti io vado a vedere nella sezione artisti, mi ritroverò sicuramente Claudio qui, eccolo qua. Se tutto va bene, teoricamente. Qui in alto c'è scritto Associazione Artisti Valdostani slash artisti slash il nome dell'artista che hai caricato. E così dovrebbe essere tutto a posto. Se c'è qualche dubbio, scrivimi pure. Ciao!